Buongiorno ragazzi, e anche come ogni lunedì il vostro Darko si prepara ad andare a lavoro e quindi niente. Stasera vedo se riesco a fare qualcosa, ragazzi, perché giovedì non so se riesco a far uscire qui niente. Vabbè, niente, ragazzi, ci proviamo, vediamo cosa viene fuori. Più che altro ho paura che anche se riuscissi a registrare stasera, non so se ho abbastanza tempo per editare il tutto, ma ci provo, ragazzi. Ci proviamo lo stesso. E adesso vado perché se no faccio tardi a lavoro. Bene ragazzi, eccoci a casa, doccia fatta e adesso si passa a mangiare la pasta messicana, la pasta del pistolero. E adesso andiamo a vedere com'è. L'ho già mangiata qualche volta, proprio pensando che siano tutti uguali, non so se hanno vari gusti. Adesso rifacciamo un altro assaggio, vediamo se è la stessa, ragazzi. Assaggiamo. Troppa luce! È good for you, ragazzi. Sì, è buona. Mi sembra diversa dall'ultima volta che l'ho mangiata, però è passato un bel po'. E niente, ragazzi, ci aggiorniamo alla prossima clip. Oh, buongiorno, buongiorno ragazzi, e siamo a martedì. Oh, bene, è anche martedì, si va a lavora, come sempre ragazzi. Allora, questa settimana purtroppo non sono riuscito a... Non sono riuscito, adesso voi quando vedete l'avrete già capito. Non sono riuscito a far uscire, a fare, non sono riuscito neanche a registrare il video per giovedì ragazzi, quindi questo giovedì mi sa che salta. E quindi niente, prossimo giovedì prossimo giovedì. Prossima settimana mi impegno un po' di più, vedo se riesco, non è che non mi sia impegnato il tempo e quello che è, e niente ragazzi, purtroppo è andata così. E vabbè, dai, tanto poi abbiamo le live e tutto quanto, ci divertiamo lo stesso. Quindi ragazzi, alla prossima clip. Ed eccoci a casa, doccia fatta, adesso si mangia. La Clou ha preparato riso come lo È tipo definiamo? riso alla cantonese, Sì, tipo riso alla cantonese. Io adesso è scuro perché ci ho aggiunto la salsa more pepe. salsa E fammi vedere il mio teriyaki. più chiaro. E quello della Chloe è un po' più Con chiaro. piselli, gamberetti e zucchine. Esatto, con tanta roba dentro. E adesso si passa all'assaggio. E il riso basmati. E il basmati. Ah. It's good for you, ragazzi. E noi ci aggiorniamo alla prossima clip. Ciao. Oh, buongiorno ragazzi, siamo mercoledì. Purtroppo ancora non ho registrato niente di che. Vabbè, ragazzi, purtroppo è quello che riesco a fare questo. Vediamo di recuperare poi anche massimo sabato e domenica, che ci sono anche le live. E niente, ragazzi, adesso, perché ieri comunque sono stato un po' occupato, ho dovuto fare delle commissioni, ho dovuto andare a pagare roba in posta. E niente, poi alla fine, come avete visto, abbiamo mangiato un bel risotto, un bel risotto. Non si può definire il riso al curry, come si può definire? Perché il risotto sono quelli papposi. Vabbè, abbiamo capito. E niente, è un po' tardi. Mamma che faccia da stanco che c'ho. E niente, ragazzi, vado perché sennò faccio tardi al lavoro. Ci riaggiorniamo quando torno a casa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo a giovedì, ragazzi. Purtroppo ieri. Aspetta, questa luce. Più o meno, ok, ragazzi. Allora, più o meno, ieri non sono più o meno. Pff, cosa vuol dire? Vabbè, ragazzi, ieri non sono. Quando sono arrivato a casa da lavoro, non sono riuscito a registrare. Infatti, alla buona, non siamo neanche. Non è che abbiamo preparato niente da mangiare. Abbiamo giusto fatto due pizze surgelate e via. Che poco tempo, tanta roba da fare. E che dire, ragazzi, mi provo a rifare oggi quando torno a casa. E niente, parto perché è tardissimo. Vabbè, a dopo. C'è della luce strana, ma va bene. Bene, ragazzi, sono tornato a casa. Adesso ho appena fatto la doccia e preparerò da mangiare. Mamma mia, ragazzi, quanto caldo oggi! Quanto? Non so da voi, ma da me è stato un incubo. Poi, soprattutto, dato che io devo lavorare con questa giacca qua, bella bella leggera, molto leggera, fuori all'aperto, sotto il sole, è tanta roba. Soprattutto poi, quando poi c'hai cose di plastica infilate in testa, è magnifique. E niente, adesso vai via, è già tutto il giorno che ti ho avuto addosso. E niente, ragazzi, si passa alla cucina. Darko Chef. Ah, giusto, poi sabato ci giochiamo questa closer beta di questo gioco molto particolare. Per adesso vi lascio solo questa immagine. Vi dico solo che è un simulatore, poi si vedrà. Bene ragazzi, purtroppo non ho potuto registrare l'atto della cucina perché ho dovuto
stare con la Sofia, adesso tra poco sclererà ancora. E niente, vediamo come ha fatto quello che volevo fare la Clo. Vediamo come è venuto, un po' ne vedo bruciacchiati. Ai 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 ai. Ma comunque volevo fatto, tu volevo tostare gli arachidi, poi col mais e wurstel. Vediamo un po' come è venuto, un po' e un po' di salsa teriyaki. Adesso vediamo. Speriamo che abbia abbondato con la salsa teriyaki. Assaggiamo. Allora ragazzi, con un'illuminazione spettacolare, vediamo un po' se è così tutto giusto. Assaggio, ci provo. Assaggisca. Ah. Allora, le altre cose vanno bene. Gli arachidi troppo bruciate. Beh, vabbè. Ah, è solo quello? Cioè, adesso sì. Ah, vabbè. Vabbè, ci accontentiamo, ragazzi. Non devono friggere. Tostare non vuol dire friggere, vabbè. Non lo so che, io non ho mai tostato niente. Vabbè. Poi faccio vedere un'altra cosa che devo preparare. Adesso la sto preparando sempre alla Clo. Vediamo un po' come viene. Ed ecco qua, ragazzi, l'altro piatto sotto mia richiesta. Io sotto come farlo maggiormente, no, sì, io vado dal cuoco di fare i passaggi, non mi sembra, però vabbè. Ah, tipo canavacciolo, esatto, io faccio cucina, vedi? Non come te le cose già fatte, i piedini già fatti. Non è che per quello, perché a me piace con poco condimento. Ma guardate qua, ragazzi, allora in questa abbiamo messo lo stracchino nonno Nani come panna. E poi abbiamo aggiunto un po' di grana. Stracchino nonno Nanni. Un po' di panna. Un po' di panna, vuol dire che faceva da panna. Un po' di grana grattugiato. E il cheddar. Oddio, c'è cheddar. Cheddar. Sì, mi ha fatto vedere pure gli ingredienti. Esatto. Tanta roba, ragazzi. E passiamo a questo perché l'altro, in teoria, non c'è un primo, un secondo, va bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo a venerdì, ragazzi. Oggi saprò se dovrò lavorare sabato, perché non mi hanno ancora detto niente. È andata la battuta, ma non hanno ancora detto se è sicuro o no. Quindi oggi scopriamo se lavorerò sabato. Vediamo bene, ragazzi. Niente, comunque, ragazzi, manca poco e credo che sabato la farò di pomeriggio, perché adesso sono cambiati alcuni orari e adesso vediamo un po'. Anche la domenica, se riesco, la farò pomeriggio. Spero, ragazzi, che non dia problemi questa cosa, che è non è colpa mia che devo cambiare orari una volta la sera, una volta pomeriggio. Purtroppo, ragazzi, va in base a come riesco, come posso organizzarmi. Quindi, ragazzi, vado, che è tardissimo. Ci aggiorniamo stasera quando torno a casa. Tre bananine. E niente, ragazzi, torno a casa e mi tocca fare la spesa. Che bel ritorno a casa, di qualcosa. È così. Che grande risposta, ragazzi. È la vita. Dovresti guardare qua. Dove? Qua. Ah, okay. Guarda la mia mano, È la vita. Se la vi. Buongiorno, ragazzi, buongiorno. E siamo a sabato, sì, come vedete devo andare a lavoro. Hanno detto che devo andare. Comunque, ragazzi, ieri sera... dopo la spesa non sono riuscito a registrare perché la Sofia ha deciso di fare i capricci. Vi dico solo che siamo riusciti noi a mangiare alle 10:30, che è l'ora di solito che io devo andare a dormire quando vado a lavoro, che in teoria sabato oggi devo andare, quindi è stato traumatico. Comunque, ragazzi, allora oggi dovrò fare la live pomeriggio, quindi poi avviserò su Discord appena riesco, appena posso, giusto? E niente, oggi sarà dedicato alla live. Un po' facciamo volare il nostro drone, così giusto perché sì, per non perderci la mano, che dovrò vedere altre robe, e poi ci sarà una chicca più avanti, vediamo quando arriverà e vi farò vedere. E niente, ragazzi, poi la sera editerò questo perché non sono riuscito a fare niente, e sabato già mi viene l'ansia il venerdì, se non riesco a editare durante la settimana, e qui penso adesso sabato, come traumatico adesso, sapere che ho tutto un vlog da editare, e avendo solo stasera e domani, vabbè, ce la faccio, ragazzi, ve lo faccio uscire il vlog, perché non posso non farvelo uscire. E niente, vado, perché sennò come al solito faccio tardi. Bene, ragazzi, adesso si va in live, arrivo, un po' di ritardo, se Sofia permette si parte, vai così. We'll be right back.
Bene ragazzi, giornata fatta, adesso il drone è a posto, adesso andiamo a metterlo sotto carica qui, che è nella sua valigetta, qui, con tutta la sua roba, andiamo a mettere sotto carica la roba sperando che domani regga il tempo, vabbè, speriamo che domani regga il tempo così che riusciamo a fare un altro volo, spero, vediamo, me lo auguro. E niente, adesso poi sistemerò un po' più la nostra, la valigetta portadrone con questi cosi qua che sono tipo filtri, però è spugna, quindi cerchiamo di rendere un po' meno violenta la loro permanenza lì dentro. Il suo interno è stato fatto, almeno provvisoriamente, da una scatola rigida di quelle che si comprano dai cinesi. Il borsone, bello comodo, con molte tasche, anche quello da cinesi, tanta roba cinese. Abbiamo due tasche poste davanti. E adesso andrò a vedere se riesco a migliorare un po' la sua situazione, perché qua dentro mi sembra troppo messo rigido, quindi ho paura che gli urti non gli facciano bene, quindi vediamo di migliorare un po' la situazione. Ci riaggiorneremo quando sarà un po' a posto. Ed ecco sotto carica la batteria del nostro drone. Bene ragazzi, adesso oggi domenica andiamo a fare un bel giro ad Arona, ci dobbiamo prendere da mangiare, non abbiamo ancora mangiato. Che ore sono? È l'una. È l'una, non abbiamo ancora mangiato, adesso partiamo e niente, vediamo un po', visto che oggi doveva esserci pioggia, invece c'è un bel tempo, sole, sì, si può far volare il nostro drone, vediamo cosa riusciamo a fare, spero di riuscire a farlo volare lì e niente ragazzi, ci riaggiorniamo quando arriviamo là. Bene ragazzi, siamo ad Arona, adesso mangiamo una bella pizza, strana, a caso, a random, quindi poi facciamo vedere, com'è che si chiama? Pizza Pizza pazza? La pazza. pizza pazza dove mettono roba a caso, quindi non sai cosa ti arriva e vediamo un po' cosa ci arriva. Ti avrà fatto uguale io e te o diverse? Chi lo sa ragazzi, lo scopriremo solo vivendo. E sono arrivate le pizze ragazzi, sì ce le hanno fatte uguali, sì, ce le hanno proprio fatte uguali ragazzi. Le pizze pazze con, penso che sia, quattro formaggi, I don't know, salame piccante, melanzane e penso ancora una parte di, boh, non saprei ragazzi, assaggiamo e vediamo. Thank you.
ragazzi, direi che la giornata è finita, siamo arrivati alla fine di questo weekly e niente, adesso mi preparo per editare bene tutto e vediamo un po', ragazzi, quale sarà l'hashtag di questa volta. Quale sarà l'hashtag, ragazzi, Facciamo hashtag, consigli? Consigli? Buongiorno. Hashtag the perfect clone. Vabbè, hashtag banana. Chi è arrivato fin qui deve fare un hashtag banana. Quindi, beh, ragazzi, se volete fare anche hashtag the perfect clone, fatelo pure. Comunque, ragazzi, dire che siamo, visto che siamo arrivati alla fine, vi dico, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi al canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto e potete venire a trovarci nei nostri social network che sono Facebook, Instagram e Discord, ragazzi, che trovate tutti i link qua sotto in descrizione. E che dire, da Darko, la clou che non so se saluterà. No, io non saluto perché hanno fatto vincere te. Esatto, quindi da Darko e la Sofia è tutto. La clou offesa. Un saluto e al prossimo video. Ciao, ragazzi!